Il Perano, che vuole conservare il quinto posto, ultimo disponibile per l'accesso ai playoff, non deve in alcun modo steccare l'impegno odierno col San Salvo, che a sua volta cerca punti di tranquillità per un campionato disputato al di sotto delle aspettative societarie e che vuole incamerare i punti visto che mercoledì sarà piuttosto dura, dovendo giocare al Davide Bucci con il Chieti Battistrada nell'impegno infrasettimanale. I gialloverdi di casa partono subito con buona determinazione e dopo una manciata di secondi dall'avvio Magnante offre un pallone d'oro alla corrente Tano, che fallisce una ghiotta opportunità sotto misura. Sul traversone di Magnante Del Peschio non riesce ad intervenire, al contrario di Vitullo, che arriva dalle retrovie ma tira alto sopra i legni. Poco dopo sono i ragazzi del presidente Pasquarelli che sfiorano il gol, ma Perrucci trova sulla sua strada un d'arcangelo davvero strepitoso. Poco dopo il Perano trova il gol grazie a Taraborelli, lasciato inspiegabilmente solo davanti a Cilli, che sfrutta al meglio l'ottimo traversone del solito Magnante. Sulle ali dell'entusiasmo i peranesi ottengono il raddoppio con Magnante, ancora lui, che sorprende Cilli direttamente sul calcio da fermo da distanza siderale. Il San Salvo, sfortunato nella circostanza, risponde soltanto nel finale di tempo con Alberico, che trova la porta sbarrata dall'ottimo d'arcangelo, aiutato nell'occasione da Sciorilli in seconda battuta. Si va dunque al riposo con il rassicurante vantaggio dei padroni di casa, che in avvio di ripresa lasciano il pallino nelle mani degli avversari, che ovviamente devono forzare i tempi per raddrizzare una situazione abbastanza compromessa. Al sesto la difesa peranese si salva come può sui tiri a colpo sicuro di Alberico e Marinelli. Poco dopo la mezz'ora si rinnova il duello tra Alberico e D'Arcangelo, ma quest'ultimo si dimostra ancora una volta insuperabile. Del Peschio, piuttosto in ombra nell'arco della gara, ha un risveglio improvviso, e che risveglio, nelle battute finali della contesa. Al 40esimo l'attaccante peranese si apre un varco, ma la sua battuta a rete non inquadra il bersaglio. Miglior fortuna per lui nelle due occasioni successive, che corrispondono ad altrettante segnature. Al 41esimo, dopo lo scambio con Tano e il successivo traversone di quest'ultimo, Cilli ribatte sull'appostato attaccante peranese, che non fa sconti e porta il risultato sul 3-0. Il poker peranese è servito appena un minuto dopo, quando Del Peschio arpiona un lancio dalle retrovie e dal limite d'aria fulmina Cilli con un preciso pallonetto. Grazie al rotondo successo odierno il Perano mantiene saldamente il posto utile in zona playoff. Il San Salvo al contrario non riesce a dar seguito al successo casalingo del turno precedente. Mister Di Santo, tecnico del San Salvo, una partita forse che si è decisa nel primo tempo con 1-2 micidiale. Sì, 1-2 micidiale da parte del Perano, dovuto soprattutto un attimino a degli errori nostri, anche se prima ricordare che un attimino prima avevamo avuto due palle gol nette davanti ad Arcangelo, in cui è stato molto bravo il portiere a neutralizzare. Poi abbiamo avuto questo momento appannamento in cui ci sono stati questi due errori e quindi abbiamo chiuso alla fine del primo tempo, potevamo anche accorciare 2-1, invece non l'abbiamo fatto. Comunque. Siamo andati a riposo, abbiamo avuto una buona reazione nel secondo tempo, la stessa cosa, abbiamo avuto la possibilità di fare il 2-1 e anche il 2-2, non l'abbiamo fatto, sempre presentandoci solo davanti ad Arcangelo. Il Perano è stato molto cinico a sfruttare le poche palle gol capitate, però ecco, questo non la toglie al valore del Perano, al successo, che alla fine chiaramente chi sbaglia meno vince. Noi abbiamo sbagliato tantissimo, loro hanno sbagliato di meno, anzi è stato molto bravo D'Arcangelo in determinate occasioni. Però ci sta poi venire a Perano, poter perdere, non ci sta il modo come l'abbiamo fatto. Raffaele Flocco, tecnico del Perano, una vittoria oggi decisa nel primo tempo con 1-2, davvero micidiale. Sì, penso che abbiamo fatto una grande gara, questo va a merito ai ragazzi, perché attualmente siamo rimasti in forza minore, quindi sanno benissimo che devono dare il meglio di se stessi per cercare di arrivare fino alla fine e dare sempre il meglio per coronare questo campionato, che secondo me stiamo andando alla grande, quindi sono contento di questo.